Saiotto, un mostro mangia soldi, così l'ha definito l'ex presidente della provincia di Siracusa, Nicola Bono, ex sottosegretario di Stato, questo mostro burocratico, Saiotto appunto, un ente che riscuote le bollette per il consumo dell'acqua, per un depuratore che ad Augusta non c'è, e che è stato ente dichiarato sciolto dall'altro ente pubblico, questa volta veramente, perché la Saiotto è una società in sostanza privata, è stata sciolta questa società, perlomeno il contratto è stato rescisso dal commissario del Lato che si chiama Buceti. Lato è un altro ente che dovrebbe essere dichiarato sciolto ed è in via di scioglimento. E infatti il commissario liquidatore Buceti ha verificato che la Saiotto è stata inadempiente sin dall'origine, sin da quando fu stipulato il contratto con l'ente pubblico. Inoltre questa Saiotto è stata dichiarata gravemente inadempiente anche perché non ha versato il canone ai comuni, eccetera. Comunque, per farla breve, questa Saiotto continua a mandare bollette ai cittadini e chiede il pagamento, addirittura minaccia di interrompere il flusso dell'acqua. Ora, un imprenditore di Augusta, si chiama Giovanni Corallo, titolare di Villa Milena, ha avuto, vogliamo chiamarlo coraggio, l'intraprendenza di denunciare questa Saiotto con un atto che ha presentato alla caserma dei Carabinieri, che adesso sarà oggetto di indagine da parte della Procura, addirittura per un tentativo di estorsione. Questo è il reato che si configura in questa denuncia, secondo Giovanni Corallo, che è assistito dall'avvocato Giacchi Aiello. Ovviamente noi non entriamo nel merito, vi diamo la notizia così com'è, però abbiamo anche appreso che oltre a Giovanni Corallo altri cittadini hanno presentato la denuncia, perché in effetti la Saiotto non dovrebbe più mandare queste bollette, essendo, ripeto, il contratto stato rescisso, e quindi non ha più titolo questa Saiotto per continuare a mandare le bollette. A questo punto i cittadini si trovano in una situazione di incertezza, perché la Saiotto continua a mandare queste bollette per conto dell'ente pubblico, quando poi tra l'altro c'è una legge ben precisa che prevede che i comuni debbano riprendere in mano il servizio. Ma abbiamo già detto in un altro momento che ad Augusta quel comune non ha ripreso il servizio, perché secondo uno dei tre commissari che ha dichiarato alla stampa che il comune di Augusta non abbiamo personale, il comune stesso non si è allineato a tutti gli altri comuni della provincia di Siracusa che praticamente hanno ripreso il servizio, e quindi i cittadini devono pagare al comune. Quindi da questo punto di vista c'è una grossa incertezza, ma praticamente il consiglio è quello di non pagare più la bolletta che viene appunto inviata alla Saiotto, e se minacciano di chiudere il flusso dell'acqua, appunto si può ricorrere a questa azione di denuncia, come ha fatto Giovanni Corallo. Tra l'altro dobbiamo dire che la Saiotto non può mandare una lettera di minaccia se non è notificata regolarmente, cioè per mezzo di una raccomandata. Dunque, siccome il servizio idrico è un servizio pubblico che ha un costo, e naturalmente ogni famiglia deve pagare in base al consumo, stiamo dicendo che il servizio in quanto tale deve essere pagato dai cittadini, come si pagano altre imposte di vario genere. Stiamo chiarendo il concetto che la Saiotto, che è una società privata, il cui contratto è stato rescisso e che ha compiuto atti che sono considerati nulli in re ipsa, cioè nella cosa stessa, non può più mandare bollette. Il punto è questo, vorrei essere chiaro al riguardo. E se questa Saiotto continua a mandare bollette, noi in effetti non abbiamo questa necessità di pagare le bollette alla Saiotto, per questa ragione che ho spiegato. Il comune di Augusta invece dovrebbe attivarsi, come era prima della concessione a questa Saiotto, di riscuotere le bollette, come si faceva una volta tranquillamente, pagando attraverso la tesoreria comunale. E una volta, io ricordo, c'erano pochi impiegati,
per questo servizio. Non vedo perché non si possa di nuovo ripristinare un servizio del genere, come si sta facendo in altri comuni. Io non voglio adesso fare l'avvocato del diavolo, ma credo che ad Augusta, al comune di Augusta, sono convinto che le professionalità ci sono per poter riprendere in mano questo servizio. Non vogliamo nemmeno criticare eccessivamente i commissari, ma dobbiamo porre loro questo argomento con molta forza, con molta teoria, perché non è possibile che dobbiamo continuare, i cittadini continuano anche ingenuamente a pagare a questa società che, ripeto, non può più emettere queste bollette. E quindi i commissari a questo punto devono stare attenti a che i cittadini non possono essere turlubinati, anche perché, aggiungo e concludo, non dimentichiamoci che già il comune di Augusta è stato, diciamo, truffato da una ditta che si chiamava Tributi Italia, una società, vi ricordate, che mandava le bollette per conto del comune di Augusta, riscuoteva i soldi nostri dei contribuenti e poi 12 milioni non li ha dati al comune di Augusta, per cui abbiamo un debito stratosferico oggi come oggi di 60 milioni, di cui 12 milioni appunto della Tributi Italia, che non ha pagato.